Oppo Reno 7 con questo retro in pelle sintetica, anche grazie al colore e a questa finitura, è un piacere da tenere in mano, dà una sensazione di premium anche se lui non è un dispositivo che punta alla fascia alta e il prezzo lo dimostra. Attualmente in promozione, lascio qualche link in descrizione per chi volesse approfittare appunto di qualche promozione in corso, e lui è praticamente la sua caratteristica principale, è la bellezza, lui è bello. C'è poco da dire, questo grande LED che troviamo attorno alla fotocamera, questo LED circolare che aiuta appunto ad avere un qualcosa in più oltre all'always on display, quindi quando arriva una notifica lo possiamo personalizzare e lui appunto ci dirà che abbiamo una notifica o una chiamata, è un qualcosa che abbiamo perso perché con l'always on display non siamo più abituati appunto ad avere i LED di notifica. È uno smartphone particolare, ma che non vuole rinunciare a delle caratteristiche come ad esempio la cam principale, un ottimo modulo da 64 megapixel che riesce a scattare foto con una risoluzione alta, quindi può aiutare in post produzione o se dobbiamo stampare una foto per esempio di grandi dimensioni. Il display è un bellissimo pannello OLED da 6,43 pollici con una frequenza di 90 Hz, quindi non troviamo frequenze esagerate che spolpano la batteria, ma troviamo quel che serve per avere un dispositivo bello, fluido, veloce, prestante e che comunque ci faccia arrivare a sera senza il patema d'animo. La luminosità è buona, si tocca circa 800 nits e questo non è affatto male perché per intenderci è al pari di un Samsung A52s. E il trattamento oleofobico che troviamo in questo vetro di protezione è buono e non avremo grossi problemi, anche se poi chi è che usa lo smartphone così è molto difficile. Tutti noi applichiamo poi una pellicola e quindi non vedo poi alla fine il problema. Il lettore di impronte digitali posto sotto display è preciso, anche se non è ultra veloce, non è ultra rapido, non è ovviamente ultrasonico, quindi è un classico ottico, però funziona bene, nel senso che prende 9 volte e mezzo su 10, possiamo dire così. È un plus, per secondo me, avere il lettore di impronte sotto display. Io lo preferisco rispetto alla scocca perché lo trovo una cosa più futuristica. È altamente personalizzabile, proprio perché lui è un Oppo. Sappiamo, gli Oppo sono altamente personalizzabili e questo è un plus. Chi proviene da un iPhone si trova un po' spiazzato, in senso buono però, perché iPhone non ti fa personalizzare così tanto il dispositivo, Oppo è l'opposto, è veramente l'opposto. Qualcomm qui ha fatto un lavoro buono, direi non ottimo, ma comunque questo 680 gira bene. Manca il supporto alle reti 5G, quindi lui si può connettere alla rete 4G che comunque, diciamoci la verità, è veloce. Se non dobbiamo scaricare una serie TV da 2 giga non vedo anche qui il problema. Se poi ci attacchiamo al wifi il problema è praticamente azzerato. La batteria è 4500 mAh ed è uno dei suoi punti forti, grazie appunto a questa unione del display che non è 4K, non è gigante, il processore che non è un top di gamma e una batteria da 4500 mAh, quindi riesce a soddisfare praticamente un po' tutti, superando sempre praticamente le 7 ore di display attivo. E poi si carica anche veloce perché comunque è una ricarica che è vero, non è una super VOOC, non è una super rapida, ma comunque è una 33 watt, quindi una ricarica di tutto rispetto. Ha la possibilità di avere due nano SIM, quindi è un dual SIM. Ha ovviamente il supporto ad NFC, quindi pagamenti e quant'altro, nessun problema, e ha una stabilizzazione non ottica ma digitale buona, che questa aiuta veramente tanto quando si gira un video. Che dire, è un dispositivo consigliato a chi cerca un telefono che sia esteticamente bello, moderno, giri bene, costi il giusto. A proposito, lascerò qualche link in descrizione sia della promozione in corso sia al sito diretto dell'Oppo, proprio per approfondire il discorso caratteristiche. Attualmente in promozione su Amazon, ma sappiamo, no, sono promozioni che hanno alti e bassi, quindi è un dispositivo consigliato sì al giusto prezzo sotto, secondo me, alle 300 euro. È un buon dispositivo.